Dalla metà del XIX secolo, Largo Porta Nuova costituisce il nuovo ingresso alla Città Bassa, che, oltre a spalancare lo sguardo sul centro, lo veicola naturalmente verso il maestoso scenario di Città Alta. La denominazione Nuova ricorda che questo è l'accesso monumentale più recente alla città di Bergamo, la quale sin dalle origini si concentrava quasi esclusivamente sul colle. Dalle quasi 15 porte torri medievali, si è passati alle 5 grandi porte veneziane, inserite nella fortificazione cinquecentesca in corrispondenza dei principali borghi storici. Dal fronte murato si discende linearmente verso Porta Nuova, lungo quella incredibile fuga ottica che si percepisce sin dal piazzale della stazione ferroviaria, e poi si plana sul fronte del palazzo storico del Credito Bergamasco, per poi adagiarsi sulla fontana che arreda la piazza rinnovata. Il nuovo aspetto di questo punto nodale lo si deve all'intervento del Credito Bergamasco, che nel 2011, in occasione del 120° anniversario, ha donato alla città il rifacimento della piazza con una nuova piantumazione, nuovi arredi urbani e la grande scultura in bronzo Anima Mundi, commissionata da Fondazione Kreberg ad Ugo Riva, riaccendendo così il fronte dell'edificio bancario e contribuendo ad illuminare di luce propria quell'ampio spazio di raccordo, meglio distinguibile fino quasi alla metà del corso di via Tiraboschi. Il palazzo assume infatti le sembianze di una quinta teatrale, ravvivato dallo zampillo della zuccheriera, progettata nel 1935 dall'architetto Alziro Bergonzo. La fontana venne posata nel 1939 per camuffare la stazione di servizio di carburante Pellegrini, immortalata in molte foto storiche del primo Novecento. Quasi da subito i bergamaschi l'hanno soprannominato zuccheriera, proprio per la sua curiosa forma, dotata di copertura cornata da pomello. Realizzato in calcare bianco di Zandobbio, presenta una forma ottagonale, le cui facce sono decorate con i rilievi del cremonese Leone Lodi, tra cui alcuni segni zodiacali, scelti tra quelli riferiti all'elemento acqua. Il sito è per sua natura baricentrico e vanta innumerevoli rimandi storici. Qualsiasi direzione si prenda in considerazione, da via Gabriele Camozzi a via Girolamo Tiraboschi fino a viale Papa Giovanni XXIII per terminare in piazzale Guglielmo Marconi. Lungo via Camozzi e via Tiraboschi correvano le antiche muraine medievali, lambite dall'antica roggia Serio, oggi interrata, di cui restano alcuni resti visibili nei pressi del Teatro Donizetti e del Liceo Manzù. Porta Nuova, edificata nel 1837 dall'architetto Ferdinando Crivelli, rappresenta il naturale approdo del viale Papa Giovanni XXIII, che a sua volta inizia la sua corsa da piazzale Guglielmo Marconi di rimpetto alla stazione ferroviaria. Ed è proprio questa infrastruttura, voluta dall'impero austro-ungarico nel 1857, che ha sconvolto la grande area campestre esterna al nuovo centro e il tratto di viale arredato a boulevard che porta ai propilei neoclassici, i cosiddetti tempietti di Bergamo. Proprio per favorire la nuova ridefinizione dell'accesso alla città, anche in funzione all'accoglienza riservata ai regnanti d'Oltralpe, in visita durante il periodo del Lombardo-Veneto, si dovette provvedere all'abbattimento della bellissima chiesa quattrocentesca di Santa Maria delle Grazie, rieretta in posizione scostata e arretrata solo nel 1875, e anche
di due dei quattro chiostri dell'annesso ex convento degli Osservanti Riformati. L'edificio che ospitava la comunità francescana è oggi un pregevole contenitore storico. Dopo diversi passaggi di proprietà è divenuto la sede principale del Credito Bergamasco, sede ora della direzione di Bergamo del Banco BPM SPA e della Fondazione Kreiberg.